senso, parlare di invecchiamento non si può prescindere di parlare di invecchiamento delle arterie. E quindi quando le arterie diventano dure, elastiche o in ossa, come si vede in questa diapositiva, il sangue arriva meno al cervello, arriva meno al cuore, gli organi funzionano male. Quando l'uomo capirà come è possibile, come sia possibile la lettura di questo fenomeno, l'uomo vivrà non 100 anni, come persona abbiamo, ma molto di più. Sinteticamente, cosa succede in questo fenomeno? Il fenomeno cruciale della trasparenza immediata dall'accumulo di colesterolo sotto i vasi, il colesterolo si ossida, infiamma le arterie. Io sto cercando di sintetizzare perché ho capito che l'audience è mista, quindi non posso andare nei dettagli di questo schema che è apparentemente complesso. L'arteria si gonfia, l'arteria si rompe, sull'arteria si formano le diastime, si formano tronco, viene l'infarto e il ictus. Questa sequenza di eventi che sto dicendo in maniera così semplice e banale, in realtà è un processo difficilissimo, che ha però un punto cruciale, il colesterolo si è rimasto. E allora abbiamo due possibilità. La prima è la modulazione del colesterolo, perché è la quota di sintesi del colesterolo da parte di ogni organismo. La seconda, il secondo elemento è quello di ridurre, invece l'antidoto del colesterolo che deriva dalla dieta. Quindi ovvio che noi dobbiamo parlare, possiamo agire. Da una parte ci sono dei farmaci straordinari che stanno da poco messi in commercio, che addirittura possono ridurre il colesterolo pensato del 60-70%, una maniera inimmaginabile fino a 10 anni fa. La seconda possibilità invece è che noi attraverso la dieta riusciamo a ridurre in parte la quota del colesterolo. Perché? Questo è importante, perché la è la più semplice, quella che è facilmente ottenibile da parte degli organismi, è quello che noi possiamo fare cercando di accumulare la quota del colesterolo che noi abbiamo, che transita nell'arteria e si accumula e si ossida. Il punto fondamentale, quello che noi facciamo abitualmente, è quello di misurare il colesterolo, scusate l'inglesismo, quello che si dice in steady state. Cioè, tutti noi abbiamo fatto questa volta, siamo andati giù, no? Oppure si va anche per prendere adesso anche con un like, un passo leggero, e crediamo di aver risolto il problema. In realtà questa volta ha un aspetto dinamico che non si può esplicitare soltanto nella valutazione di base del colesterolo, ma ha dei passaggi che vi farò vedere attraverso degli esperimenti che abbiamo fatto nel nostro video. Però voglio lasciare due messaggi per quanto riguarda le diete. L'avete sentito parlare oggi, in realtà le diete, le uniche che hanno dimostrato di avere un effetto salutistico sulla metrica endoscopale sono tre. La prima è quella dei meschinesi, nasce da studi epidemiologici fatti in soggetti meschinesi che sapete mangiano pesce non ricco di colesterolo. La seconda è la dieta ricca di frutti e vegetali, quella che si chiama la dieta vegana, e poi la dieta mediterranea. E vi racconto una storia, come è successo questo fenomeno, una storia estremamente interessante perché è stata ideata questa dieta da Ansel Kiss. Ansel Kiss era un epidemiologo americano che venne in Italia negli anni 60. Negli anni 60 andò nella zona del napoletano e si accorse che nel napoletano il tasso di emicali vascolari che escono infatti lì era molto meno rispetto al nord Europa. E da qui ha cominciato a studiare perché in realtà sono passati 50 anni, ma ancora gli studi osservazionali anche l'intervento avevano dimostrato che la funzione ancora non abbiamo capito perché. Io cercherò di darvi dei dati che riguardano ovviamente alcuni aspetti clinici, anche studi che abbiamo fatto nei nostri laboratori, per cercare di capire il meccanismo su cui la dieta mediterranea può influenzare quel processo iniziale di cui io prima parlavo, cioè l'accumulo di colesterolo all'interno dei vasi. Allora, se relativa a frutta e vegetali, perché non mi voglio ampliare, magari sono cose che già sapete, ma è anche plausibile che quando si ha un dato, la cosa principale che si vuole dire a chi non è esperto è la plausibilità biologica, cioè se uno ha un dato, la cosa principale è capire ma questo dato ha una valenza sulle basi delle nostre conoscenze, se no, se no dobbiamo aspettare e rinunciare alle nostre emozioni, se sì perché abbiamo la possibilità. Ora nel caso della dieta con frutta e vegetali quasi ovvio, essendo poco di colesterolo, veramente io vi ho detto che sono due meccanismi di accumulo di colesterolo sotto i vasi, è ovvio che la parte cosiddetta di genetica data giustamente in base alla professore Vandiano può essere capita